Buonasera. Vi do il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale di Servana in questa sala. Credo che oggi invito un altro che è in foto, può cercare di trovare un posto anche qua davanti per far entrare la gente che sta man mano affluendo alla nostra iniziativa. Io volevo ringraziarvi per il pubblico numeroso che ha corso questa iniziativa di grandissimo interesse. Abbiamo un ospite eccezionale, Sergio Abusce, e ringrazio il legislatore di venire nella nostra piccola città ma fervida di confronto, di idee, fervida di occasioni, di arricchimento culturale, fervida di dibattiti. Con questa iniziativa ci proponiamo anche di rilanciare un dibattito culturale della Sardegna, inserendola nella lezione del libro per strada che ha avuto in passato ospiti illustri, oggi abbiamo uno straordinariamente illustre e siamo felicissimi di poterlo ospitare a Sardegna. Io non vi tedierò ulteriormente perché do immediatamente la parola all'architetto Stefano Calabretta che farà la presentazione dell'iniziativa. Grazie e buon lavoro. Buonasera. Sì, come diceva Nicola, Presidente Assessore, abbiamo oggi, credo, la grande fortuna per quella di avere una persona del tutto speciale. Come sapete, immagino che più sia in questa sala conosce Sergio Abusce, quindi io vorrei evitare, diciamo, di perdere tempo e dare a lui il più presto possibile la parola per fare parlare a lui, che è lui che, diciamo, ci aiuterà. Solo per dire però due cose che siano assolutamente doverose. Vabbè, intanto aggiungo alla sterminata disponibilità di notizie che è online sull'Abusce il fatto che abbiamo di fronte una persona eccezionalmente informale, eccezionalmente capace di ascoltare, capire e interpretare la nostra contemporaneità, e questo fa di lui, secondo me, un filosofo, come è stato più volte nominato. Nel senso che in realtà la vera grandezza di certe persone è quella di capire quello che stiamo vivendo. E questo libro che trovate in fondo alla sala e che si intitola Il pianeta dei naufraghi, io non so chi di voi l'abbia già letto, è un libro uscito 25 anni fa e aveva questo titolo che oggi definiamo profetico e messianico. Ne parlavo con Sergio venendo a Sarzana. In realtà il termine naufraghi allora da lui stesso fu utilizzato in senso metaforico. Da allora oggi in fondo al Mediterraneo sappiamo che ci sono almeno 15.000 persone. Quindi questo tema della pressione che arriva dai paesi sottosviluppati o poveri o quelli che chiamavamo un tempo terzo mondo sulle nostre frontiere è ancora eccezionalmente forte, ora perché mai stiamo vivendo proprio questa fase. Bene, Sergio capì già 25 anni fa il processo che si stava delineando, dove saremmo arrivati. È per questo che dico io un vero interprete della realtà, cioè la facilità di comprensione di quello che oggi stiamo vivendo e la capacità di riempire una sala attraverso un termine così normalmente poco gradito come appunto l'economia in generale, ma più nel dettaglio le nostre vite e quello che è il rapporto tra le nostre vite e l'economia. Riporto questo aneddoto. Io ho incontrato Abusce la prima volta a Lucca l'anno scorso, nell'ambito di una manifestazione organizzata dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca. Provocatoriamente feci una domanda al professore che discussi prima con mia figlia, giovanissima studente di economia,
e cioè il fatto che a mio modo di vedere, modestissimo, perché io sono solo un architetto, ho l'impressione che tra le tante categorie professionali che oggi lavorano nelle nostre città, nei nostri stati, nel mondo, ve n'è una che è di totali impuniti, direi, che è quella degli economisti, che secondo me hanno generato grandissima parte dello sfacelo che stiamo vivendo e che però prima sono dei diciamo, grandi individuatori degli assi di sviluppo. Poi quando gli assi di sviluppo si rivelano assolutamente sbagliati, fuorvianti o che servono a condurci dove siamo approdati ora, in una delle più devastanti crisi che l'umanità abbia vissuto, ma nessuno va a chiedere, a bussare alle porte di questi economisti, ma come mai ci siamo sbagliati? Ecco, questa fu la domanda, devo dire che lui mi diede una risposta assolutamente nel suo stile e spero stasera in qualche modo si riproponga. Bene, io non aggiungo altro, do la parola a Sergio Lattouche, credo come sempre che alla fine della conferenza lui sia disponibile a ricevere domande o quesiti dal pubblico. Vi saluto e vi ringrazio. Buonasera a tutti e tutte, grazie a Nelly Sarsana, l'assessore che ha introdotto, e ora l'amico architetto Stefano Calabretta. Lui mi ha messo una trappola perché non avevo detto niente, bon, siamo appena arrivati, bon, andiamo oggi al comune. La conferenza sarà domani. Allora, non so quanto tempo posso parlare effettivamente sulla mia crescita per 2-3 ore, ma non voglio stancare tutti. Direi su questo libro, che parla di questo libro, che è all'ennesimo tempo un libro vecchio e un libro nuovo. Un libro vecchio perché sotto questo titolo Il pianeta dei naufraghi è uscito. È uscito 25 anni fa, credo, 1993. Era uscito un libro con il corpo che non è compiato e all'ennesimo tempo è un libro nuovo in due sensi, nuovo perché è stato aggiunto una introduzione alla nuova edizione e poi è stato aggiunto alla fine un dibattito con un amico caro del movimento fondatore del movimento antimilitarista delle scienze sociali, sono uno sempre partecipato a questo movimento importante. Posso dire che la mia crescita più o meno esce da questo movimento. E in un secondo senso, perché quando ho riletto il testo per la nuova edizione francese, c'è la nuova edizione francese simultaneamente la nuova edizione italiana, mi ha colpito che il testo era rimasto di una grande attualità, era sempre più di attualità, come l'ha ricordato Stefano, in 1993 c'erano già dei naufraghi, si può pensare ai Boat People della Cambogia, ma si parlava poco, non erano così numerosi. E quando ho utilizzato questa parola, i naufraghi, era piuttosto una metafora per coloro che erano stati emarginati dalla società dei consumi, che ho chiamato nel libro i tre quarti mondi,
perché c'è qua, non è perché c'è. Questi in Francia si parla del quarto mondo per designare i barboni, i senza tetti, che altro c'è un'associazione che si chiama Arte des Garmons. Aiuto a tutti quarto mondo. E questo è un primo quarto mondo che oggi è più numeroso di mai, perché già in faccia esisteva, ma era piccolo. Oggi sono milioni e milioni di senza tetti nel mondo. Il secondo quarto mondo era i popoli indigeni o autoctoni che non hanno stato, che sono anche nei paesi del terzo mondo, sono emarginati e formano un quarto mondo. Gli indiani nei paesi dell'America del Sud, alcune tribù che sono rimasto così nel paleolitico dell'Africa, come i pigmei o altre tribù, anche le minoranze nel sud-est asiatico, perché hanno una piccola ora riconoscenza all'organizzazione delle Nazioni Unite, che sono valutati, erano valutati all'epoca a 350 milioni, non è così poco. E poi ci sono questi, diciamo, dei paesi che si chiamavano ancora allora sottosviluppati, 3-4 miliardi di abitanti di tenda, la parte più immarginata in questo momento. Interessante che finalmente da questo momento a oggi molti nomi sono cambiati, la realtà è rimasta fondamentalmente uguale, ma abbiamo cambiato, si parlava in questo tempo di nuovi paesi industriali, oggi si parla di paesi emergenti, ma se no l'avessimo più o meno l'avessimo più. In questo tempo si parlava dei paesi meno avanzati, era un siglo utilizzato negli organismi internazionali. Oggi si parla, non si parla più ovviamente di questo, sono i poveri dei poveri, diciamo. E allora tutto questo rappresenta questo naufragio. Oggi i naufragi non sono più una metafora, sono purtroppo una realtà tragica. È valutato più o meno ora che ci sono oltre 15.000 cadaveri nel Mediterraneo di questi naufraghi. Forse quando parlo ci sono nuovi naufraghi, ogni giorno ci sono dei nuovi naufraghi, che è una vergogna per l'umanità questa situazione. E poi, rileggendo questo libro, ho scoperto che naturalmente uso la parola decrescita solo da 2001, ma 2002 prima non ho mai usato e non si trova la parola decrescita. Questo è proprio una ragione abbastanza semplice. Negli anni 90 ancora, e soprattutto prima degli anni 90, non si poteva fare rimettere in causa la crescita, non sarebbe stata audibile, perché eravamo ancora nel mito del trentennio d'oro, la crescita era una divinità intoccabile. E allora si poteva fare solo la critica allo sviluppo, perché lo sviluppo era l'impresa occidentale dei paesi ricchi verso i paesi del sud del mondo, e allora questa impresa
se va in fallimento, il fallimento sempre a nulla, si poteva, c'era a questo tempo una piccola internazionale intorno alle discepoli di Ivan Illich, parlò di sia della gente dei paesi del sud che avevano vissuto lo scacco dello sviluppo come la Ronda Nazionale, oggi molto conosciuta in Italia, come Magic Anima di Rianano, come Gustavo Esteva del Messico, o alcuni scienziati del nord che avevano lavorato sui paesi del sud, come Wolfgang Sachs tedesco, che ha Wolfgang Sachs ha coordinato un libro che Ivan Illich l'aveva pensato e voleva fare un dizionario delle parole tossiche, le parole tossiche come bisogni, diritti umani, sviluppo, crescita, e l'abbiamo fatto, molti hanno partecipato, personalmente mi avevano chiesto, avrei voluto fare la parola sviluppo, ma non mi l'hanno lasciato fare, ma avevo fatto la parola standard of living, dei livelli di vita, che si ritrova effettivamente questo, il mio contributo a questo tema addizionale che si è chiamato finalmente, non mi piace il nome, si è chiamato Dizionario allo sviluppo, è uscito dall'edizione Gruppo Avele e ho preso questo contributo in questo libro precisamente. E allora quando cosa, perché siamo passati dalla critica, allora devo dire bene, quando l'ho letto questo libro, ho ritrovato tutti i temi della teoria oggi, teoria della decrescita, del discorso della decrescita. E cosa, perché finalmente c'era già tutto. La parola crescita e la parola sviluppo sono strettamente legati. Le due parole vengono dalla biologia, più precisamente dell'ideologia evoluzionista. Si trovano da Darwin, è molto interessante, e Darwin è molto chiaro sul senso di queste parole. Lui dice: gli organismi con il tempo diventano più grosso, più grandi. Questo è la crescita. La crescita è la trasformazione quantitativa di un organismo. Ma quando gli organismi diventano più grandi, più grossi, si trasformano. Una cellula diventa una cellula gigantesca, un embrio diventa un embrio gigantesco, sarebbe la normale. E si trasformano in un albero, in un animale, anche in un bambino. E questo è lo sviluppo. Lo sviluppo è la trasformazione qualitativa di un organismo che si trasforma quantitativamente. E allora si capisce bene che, contrariamente a ciò che dicono alcuni, non si può pensare a uno sviluppo senza crescita. Facendo la critica allo sviluppo, allo sviluppo, facevamo la critica alla crescita. Allora, prima devo dire che come si è, quando queste parole sono state prese in prestito dagli economisti, allora siamo stati di fronte a una doppia impostura. Prima impostura, gli economisti hanno pensato che si poteva parlare dell'economia come di un organismo. Questo è un'impostura, perché l'economia non è un organismo.
si può pensare che l'ecosistema uomo-natura può essere metaforicamente pensato come un organismo? È così che l'ha fatto il grande scienziato James Lovelock con la famosa ipotesi Gaia. Ha pensato che possiamo pensare la Terra come una, la dea madre dei greci, Gaia, e che questa Gaia soffre quando l'uomo la ferisce. E il suo bell'ultimo libro si chiama La Rivalcità di Gaia. Oggi Gaia è stata talmente ferita dall'attività umana, si rivede con il cambiamento climatico, con la biodiversità, eccetera. Al limite si può pensare, come l'hanno fatto alcuni filosofi, le civiltà umana come un organismo, come l'ha fatto il grande Giambattista Vico, per esempio. Ma i filosofi a questo tipo non vogliono le civiltà come gli organismi, nascono, crescono, si sviluppano, arrivano a maturità, declinano e finalmente muoiono. Solo gli economisti, quando hanno parlato della crescita economica, l'organismo economico che non è un organismo, può avere una crescita infinita. E questo è la truffa. E poi si sono dimenticati che la seconda impostura, che questa vita economica che è solo una parte dell'organismo una città, si svolge in un ambiente fisica, biologica, eccetera, e deve obbedire, non obbedisce alle leggi della matematica come la meccanica razionale di Newton che hanno ammirato tanto. E la matematica è una bella cosa, ma la realtà umana non è matematica. La realtà umana si svolge in un ambiente terrestre, obbedisce alle leggi della termodinamica. E alla prima legge si dice niente si crea, niente si perde, tutto rimane. Ma la seconda legge è la legge dell'entropia. Cosa dice la legge dell'entropia? Ci dice che se abbiamo bruciato 30 litri di petrolio nel serbatoio della macchina, questi litri, gli atomi di questi 30 litri esistono ancora, ma non sono più utilizzati. Siamo passati da una bassa entropia a un'alta entropia. E per questo una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito. Per questo è la grande impostura della scienza economica. E allora, cosa è passato, come siamo passati dalla critica dello sviluppo alla decrescita? Beh, semplicemente facevamo, detto, negli anni 80-90 la critica allo sviluppo, ma in 1989 c'è la caduta del muro di Berlino. Questo segna la fine del cosiddetto secondo mondo, il mondo del cosiddetto socialismo reale, il mondo sovietico. Ma se sparisce il secondo mondo, non c'è più neanche un terzo mondo. E effettivamente è stata l'ora del mondo unico, è il momento dove si parla di globalizzazione, di mondializzazione. Un mondo unico dominato da un pensiero unico. Un giorno si è chiesto a questo sciagurato ex segretario degli affari esteri americano Henry Kissinger, dal giornale of Foreign Affairs, intervistato dal giornale of Foreign Affairs, ma dio Henry, che cos'è questa globalizzazione di cui si parla? Lui dice, ma la globalizzazione è il nuovo nome della politica egemonica americana. E questo è stato vero effettivamente.
subito tutto il mondo è stato americanizzato, l'italiano era già alla fine della seconda guerra mondiale, ma non ancora la Cina, e allora nella Russia, nella Polonia, e allora è interessante, si deve analizzare esattamente perché lui aveva ragione fino al fondo, nuovo nome. Allora aveva detto che c'era un vecchio nome. Il vecchio nome qual era? Era lo sviluppo. Lo sviluppo è un'impresa americana che è nato il 20 gennaio 1949, quando nel discorso del presidente Harry Truman sul punto 4 dello Stato dell'Unione, quando lui ha definito per la prima volta nella storia del pianeta tutti i paesi sono stati messi sulla medesima linea. Prima ci sarà dei negri, dei gialli, dei rossi, poi tutte le diversità, alcune avevano i lati possibili dell'avvocato, altre avevano i capelli così, tutta una grande diversità umana incredibile dentro le imperi delle francese, inglese, c'era una grande diversità di popoli, nessuno pensava di mettere sul medesimo tempio la Birmania e la Nigeria, per esempio, totalmente diversi. No, a questo punto arriva, tutti i paesi sono più o meno sviluppati, e la parola sviluppo è diventato la parola d'ordine, lo slogan di questo periodo, e era un'invenzione geniale. Perché? Perché con questo voleva naturalmente distruggere gli imperi francesi e inglesi per poter sfruttare il mercato, questi mercato importante. E poi al medesimo tempo impedire che questi nuovi paesi, basta pensare che nel 1945, quando si è fondato l'Organizzazione delle Nazioni Unite, c'era 40 paesi nell'ONU, siamo oggi a 198, e tutti questi nuovi paesi, allora si voleva impossessare del mercato di questi paesi e al medesimo tempo impedire che questi paesi cadono nel comunismo. Era un'impresa molto furba. E allora si vede che prima il nome della politica egemonica, non degli Stati Uniti, ma dell'Occidente, era la colonizzazione. C'è una continuità nel processo d'occidentalizzazione del mondo. Siamo passati dalla colonizzazione allo sviluppo, si può dire che lo sviluppo è il prolungamento della colonizzazione, per altri mesi, e passati dallo sviluppo alla globalizzazione, che è il prolungamento dello sviluppo. Siamo sempre in un processo storico di occidentalizzazione del mondo. Oggi tutto il mondo è occidentalizzato. L'altro ieri un giornalista mi diceva, ma la Cina potrà cambiare contro l'Occidente, ma la Cina oggi fa parte dell'Occidente, la Cina è occidentalizzata. Naturalmente ci sono delle contraddizioni dentro, ma il Giappone è stato occidentalizzato prima, oggi la Cina è oggi tutto il mondo, e allora in questo mondo unico è dominato da un pensiero unico, è ciò che Francis Fukuyama ha chiamato la fine della storia. A questo punto la Margaret Thatcher aveva proclamato famoso TINA, There is no alternative. There is no alternative. Il mondo è condannato all'economia di mercato e alla cosiddetta democrazia pluralista per l'eternità.
Al medesimo tempo, un altro nome di questo Tina è lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è stato immaginato da tre criminali colore e quello bianco, che sono i Henry Kissinger, ci ha menzionato. Maurice Strong, petroliere canadese miliardario, che era responsabile delle Nazioni Unite per l'ambiente, che aveva organizzato la prima conferenza sull'ambiente delle Nazioni Unite nel 1972 a Stoccolma. Ma a Stoccolma avevano alla fine deciso di prendere come slogan ecosviluppo. Ma gli industriali americani hanno trovato che ecosviluppo era troppo ecologico. Allora hanno chiesto a G.R.M.D., Kissinger, di cambiare questa parola e hanno messo al posto sviluppo sostenibile. E il terzo compare, più interessante, Stefan Schmidheim. Stefan Schmidheim ha inventato la più grossa lobby dei predatori del pianeta, il World Business Council for Sustainable Development. E dove sono? Ci sono tutti. C'è Monsanto, Novartis, Nestlé, Fiat, Total, tutto. Ci sono tutti. E sono loro che hanno gestito tutte le conferenze delle Nazioni Unite sull'ambiente, Rio 1992, Johannesburg 2002, Rio di nuovo 2012, eccetera. E questo è interessante, questo personaggio, Stefan Schmidheim, perché è come il famoso Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Cioè, sul suo sito internet è presentato come un filantropo dell'ambiente, e che ha fatto tutto per l'ambiente. Ma alla Corte d'Appello di Torino è stato condannato a 18 anni di carcere per la strage di 3.000 dipendenti, scusate del poco, 3.000 dipendenti a Casa Monferrato, perché si trova che questo filantropo è al medesimo tempo il proprietario di Eternit e fa l'ambiente che è responsabile di questo disastro. E allora, in 2002 ero presidente di una piccola associazione che aveva una grande ambizione. E allora nel tempo, finora abbiamo fatto la critica allo sviluppo per il paese del Sud. Ora che il terzo mondo non esiste più, che c'è il mondo unico, dobbiamo riconvertire la nostra critica e passare dallo sviluppo alla crescita e fare la. E allora a questo punto, a questa tina della Margaret Thatcher, There is no alternative, abbiamo fatto la risposta, There is an alternative. And this alternative is called la decrescita. Allora l'abbiamo fatto, e questo era all'UNESCO, un grande convegno, c'era 700 persone all'UNESCO come presidente dell'associazione che va al centro, e l'avevo a sinistra avevo José Bové e a destra Ivan Illich. C'era anche Magid Radema, e la signora del Mali, Aminata Traoré. E allora ho fatto l'introduzione sul tema a basso lo sviluppo sostenibile e viva la decrescita conviviale. No? Ma a questo punto era solo uno slogan, la decrescita, uno slogan per contrastare questo slogan mistificatore dello sviluppo sostenibile, dato che lo sviluppo è tutto salvo sostenibile. Dietro questo, non si parla, dico sempre, la decrescita non è un'alternativa, non può essere un'alternativa, è una matrice di alternative. Perché? Perché una volta sollevata la cacca di piombo di questo terrorismo economico, del pensiero unico,
della società di mercato, si ritrova questa diversità che è stata legata dal presidente Truman il 20 gennaio 1949. E allora tocca a ogni cultura, ogni popolo, ogni civiltà di inventare il suo futuro. Non perché il futuro che è stato imposto, questo futuro per lo sviluppo sostenibile, non è né sostenibile né auspicabile. E allora dobbiamo tutti inventare un futuro sostenibile. Questa sostenibilità già impone delle condizioni concrete, uscire dalla società dei consumi, uscire dall'economia. Questo è tutto un cambiamento di paradigma, impone un cambiamento dei valori, uscire da questa guerra di tutti contro tutti e della guerra contro la natura, impone un cambiamento di concetti. Non più pensare alla ricchezza, la ricchezza è soltanto la ricchezza di denaro e economica. Poi cambiare il modo di produrre, cambiare tutta la vita finalmente, il modo di consumare, ristrutturare, ma anche ridistribuire, perché questo sistema ha sviluppato le diseguaglianze su scala globale e anche nel paese. E allora ridistribuire in modo più equo, più giusto. Poi rilocalizzare, perché che cos'è stata la cosiddetta globalizzazione? È stata a medesimo tempo un trasloco planetario gigantesco, ma è una follia totale, perché siamo condannati a vivere, non possiamo vivere globalmente. Viviamo localmente per necessità, per necessità. Allora se meglio consumare chilometro zero, meglio per noi, meglio per la pianeta. Dobbiamo ritrovare i nostri amici, ritrovare il senso del locale. Naturalmente, come diceva il più grande economista del XX secolo, John Maynard Keynes, le idee e le teorie devono circolare il più liberamente possibile. Poi le merci devono essere prodotti non solo per perché lui non pensava tanto all'ambiente, ma già a questo tempo, ma pensava al lavoro, pensava all'attività, pensava anche alla forma di saggezza. Devono essere prodotti il più possibile localmente. Naturalmente non si tratta di produrre del caffè o del cacao a Sarsena, ma non ha senso quando esiste un'impresa che funziona bene per fare mobili, per fare vestiti a Sarsena, di delocalizzarla e di fare fabbricare questo in Cina e far venire dalla Cina a Sarsena. Questa è la stupidità alla quale abbiamo assistito ultimi anni, con il risultato di creare una grande disoccupazione di qua, ma anche di distruggere l'equilibrio della società cinese. Questa che è propagandata a Bruxelles, competitività, concorrenza leale, non falsa, una truffa totale. L'aveva capito bene due secoli fa il grande amico di Marx, Auguste Leber. Diceva, che cos'è questa concorrenza, questa libero scambio di donne? È la libera volonté del libero mercolaio. Allora, la libera volonté europea ha distrutto l'agricoltura cinese con la conseguenza che milioni e milioni di contadini cinesi sono ora senza terra, si accumulano nelle periferie inquinatissime delle metropoli cinesi, molti si suicidano. E la libera volonté cinese distrugge il nostro tessuto industriale. È un gioco di massacro su scala globale. E per questo, allora, si deve rilocalizzare, si deve anche
ridurre, allora ridurre i nostri impronta ecologica, ma rilocalizzando le attività immediatamente. Invece oggi si è calcolato che la piccola yogurt alla fragola che si trova nei supermercati incorpora 9.000 km. È possibile fare le yogurt a casa. E allora si capisce bene che l'impronta ecologica di un yogurt a 9.000 km è 9.000 volte più forte che il yogurt chilometro zero. Allora si deve ridurre l'impronta ecologica, ma anche ridurre molte cose, lo spreco. Basta pensare che il 40% dello cibo che si vende nei supermercati non è mai consumato ma direttamente nei rifiuti. È un scandalo gigantesco. Arriviamo a una situazione incredibile. Il mio maestro lì, che dobbiamo chiamare il nostro paese, l'Assoghistan, c'è l'Afghanistan, il Pakistan, l'Assoghistan, il paese dell'assurdo. Abbiamo milioni di persone che lavorano come pazzi, che sono, hanno stress, sono colpiti dal burnout, eccetera, e abbiamo milioni di disoccupati che vorrebbero lavorare. E questo è una assurdità totale. Allora dobbiamo anche ridurre gli orari di lavoro, lavorare meno per lavorare tutti, ma soprattutto per vivere meglio, per scoprire che, riscoprire che l'abitare non è solo lavoro. Malgrado ciò che dice l'articolo primo della Costituzione italiana, è un po' triste, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ma scusa, almeno gli Stati Uniti, la Costituzione, cioè, gli Stati Uniti sono fondati sulla felicità, happiness. È strano che un paese cattolico come l'Italia ha fatto una dichiarazione così protestante. Va bene con il calvinismo, ma la vita è una repubblica che deve essere fondata sulla cittadinanza, sulla felicità del popolo, su tante cose. No? Il lavoro è una necessità, ma non è la fine della vita, però la gioia di vivere è più importante. E come si può trovare la gioia di vivere con il lavoro di merda che si propone ai nostri giovani? Essere cassiere di supermercato per 12 ore al giorno, a lavorare alla catena, non è il meglio per la gioia di vivere. Allora ridurre gli orari di lavoro è già un primo passo per uscire dalla mercificazione del lavoro, per ritrovare un altro senso. Poi naturalmente, piuttosto che l'usa e getta, lo spreco, di riciclare, perché tutto questo dà un orizzonte di senso per fare andare verso un'altra società, una società che ho chiamato una società d'abbondanza frugale. E chiuderò su questo. Ho detto che la sviluppo sostenibile era un ossimoro, perché lo sviluppo non è sostenibile. A questo punto si può dire, ma allora, e lei propone l'abbondanza frugale, non è un ossimoro. Pensiamo che è un ossimoro l'abbondanza frugale, perché pensiamo che viviamo dell'abbondanza e che l'abbondanza è un parlo della frugalità. Ma tutto questo è sbagliato. Non viviamo in una società d'abbondanza, è la propaganda che lo dice, di affluent society, come dice John Kenneth Galbraith. Viviamo in una società di scarsità, una società di spreco, sì, di spreco, di modesto parlato dello spreco del cibo, ma viviamo in una società soprattutto di frustrazione, e che deve essere una società di frustrazione, come lo sanno bene gli esperti della frustrazione, di pubblicità. A che cosa consiste il lavoro del pubblicitario in marketing? Renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo per farci desiderare ciò che non abbiamo. E funziona bene. Si vede dei code gigantesche
i cretini che passano la notte per essere sicuri di essere presenti all'apertura del negozio quando ci sarà il saldi o quando ci sarà l'uscita dell'ultimo modello dell'iPad, dell'iPhone, eccetera. E allora questo è tutto a tutta la corte all'avanza. È la fidelità che è l'arte di saper limitarsi e tutti i precursori della vecchia città, tutti i vecchi saggi, i filosofi, da Epicuro a Diogene lo sapevano bene, e la felicità si prova solo se si sa limitare i desideri. Colui che ha dei desideri infiniti non sarà mai soddisfatto. E allora la fidelità è la condizione della potenza. Allora la fidelità permette di soddisfare, e concludere con questa parola che finalmente è la sintesi della filosofia della decrescita del grande Mahatma Gandhi, che diceva che il mondo è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma sarà sempre troppo piccolo per soddisfare l'avidità di alcuni, come Berlusconi, come Trump e altre cose. Grazie. Dentro, cioè quanto secondo lei può essere in qualche modo di aiuto a questo progetto di decrescita felice, che significa in qualche modo lottare contro uno sviluppo che ci sta portando a dei disastri immediati e anche a breve scadenza. L'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, perché io quando l'ho letta mi ha inquietato molto in senso positivo, in cui ho visto una voce e quindi volevo un riscontro da un economista e anche filosofo. Grazie.
Volevo chiedere come si fa a pensare alla decrescita di fronte alla miseria e alla povertà mondiale che cresce. Non sappiamo, forse che l'umanità va per suicidarsi, per il momento siamo sulla strada del collasso sicuramente. Abbiamo forse la possibilità di cambiare strada, cambiare oggi, cambiare domani, non so quando sarà l'ultima possibilità, quando non so come c'è un pezzo di Dario Fo sul cambiamento climatico. Allora nessuno vuole cambiare e non poi alla fine quando ci sono tanti catastrofi allora la gente dice siamo pronti a cambiare e questa è la voce del destino, la voce dice troppo tardi coglioni. Allora bon, è una scommessa, la scommessa che l'umanità e anche il Simon Tempo sicuramente è attratta da un mondo migliore, ideale, solo che la gente non ha la forza di rinunciare alla droga della società, di consumire alla droga della routine, dell'abitudine. E al Simon Tempo, impulsato dalla minaccia delle catastrofi, preferirà imboccare la strada della democrazia ecologica piuttosto che il suicidio collettivo. Per il momento siamo sulla strada del suicidio collettivo, ma abbiamo ancora la possibilità di cambiare, l'abbiamo a livello individuale, ma naturalmente questo non basterà per salvare l'umanità, ma almeno per fare il poco che possiamo fare, anche per discutere che finalmente si vive meglio così a tutti i livelli. Allora, sino a me questo servivo. Oh, personalmente non mi sono molto impegnato nelle esperienze concrete perché non ho un po' di qua di là, non ho, ho seguito molti con molto interesse, ho partecipato a molti dibattiti su questo, che sia i gruppi di acquisto solidale, le esperienze delle città in transizione, tutte iniziative, le monete locali, eccetera, che sono delle esperienze che vanno nel buon senso questa forma di orizzonte. Allora, una altra domanda, allora sicuramente su
per questo cambiamento? Siamo tutti sei interessanti di vedere che c'è da parte di tutti i responsabili, sia politici che economici, un negazionismo incredibile che tutti la crescita. E l'unico responsabile, purtroppo non ha un potere concreto, ma un potere astratto importante, non ha il potere all'autorità, diciamo, morale, è Papa Francesco sicuramente, quando ci dica Laudato Si. Ho scritto due o tre articoli sia in francese che in italiano, si può trovare probabilmente su internet, su Enciclica, che parla di decrescita, non parla di decrescita esattamente nel senso del bisogno, ma è già un passo, è già una cosa fantastica, che il Papa è poi è un cambiamento a 180 gradi da parte della Chiesa, perché ho scritto un articolo contro un'enciclica precedente, Caritas in Veritate, che era un'enciclica economicista fino al fondo, è tutto un cambiamento molto importante. Sì, allora la decrescita non è una crescita negativa, è, significa uscire dalla religione della crescita. Naturalmente molte cose devono crescere. La qualità dell'aria, per esempio, perché oggi respirare è un'esperienza a alto rischio. La qualità dell'acqua, non a caso, se sono queste bottiglie di acqua in plastica, perché l'acqua delle falde freatiche è oggi, non è probabile, è anche un'esperienza molto pericolosa, perché come, allora si deve produrre artificialmente. L'acqua potabile oggi diventa un prodotto industriale, è una cosa vergognosa. Poi si deve effettivamente far crescere la felicità, la qualità della vita, questo suppone di eliminare la povertà, la miseria, che è generata precisamente dalla società di crescita, che con la sua economia di crescita, che ha per fine la crescita infinita e non la crescita per soddisfare i bisogni, sviluppa le diseguaglianze e le ingiustizie. Allora, per risolvere i problemi come l'occupazione, come la povertà, eccetera, il progetto praticamente della decrescita è l'unica soluzione per uscire dall'incubo della società di oggi. Allora sull'arte, bon, direi che l'arte è una cosa interessante e soprattutto perché la società della crescita, che è un altro nome, la società dei consumi, il capitalismo o la modernità, hanno disincantato il mondo come l'ha analizzato il grande Max Weber. Dobbiamo reincantare il mondo, questo è importante, anche per dare dignità a lui. E reincantare il mondo, probabilmente, a questo tradizionalmente era fatto dalle religioni, ma anche nell'arte. L'arte che è un'attività gratuita, che non obbedisce a lei. Il problema è che oggi l'arte è stato distrutto dalla mercificazione dell'arte. Questa è la negazione totale dell'arte. E allora dobbiamo probabilmente reinventare l'arte. Penso che l'arte non è ciò che è presentato alla Biennale di Venezia quest'anno. Questo è tutto il contrario dell'arte, che potrebbe reincantare il mondo. Questa è una truffa che è fatta dai mercati dell'arte, le grandi gallerie che manipolano tutto per far vendere anche delle scatole di merda d'artista a un altro prezzo.
Bene, ringraziamo, è stato sicuramente un apporto interessante che il pubblico ha seguito con grande interesse, punti estremamente importanti della nostra vita quotidiana, problemi inesplicabili, direi, nel senso che questi problemi si può far finta di non vederli, ma ahimè loro ci sono a nostro rispetto, quindi bisogna che tutti in qualche modo ci facciano i conti di questo tipo di modello di sviluppo che abbiamo seguito, soprattutto i paesi sviluppati in questi ultimi decenni, è un processo che continuando così porterà verso dei livelli di vita insostenibili. Quindi credo che qua abbiamo avuto una risposta importante, una risposta su cui tutti avremo occasione di riflettere e ovviamente mi auguro anche di fare delle cose, di cercare di salvaguardare la qualità della vita umana. Io vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi eventi che Sardana offre a tuo pubblico. Vi voglio ricordare che abbiamo un ricchissimo programma di iniziative che potete trovare sul sito della nostra amministrazione, fatto di dibattiti, di spettacoli, di iniziative musicali e d'altro, e vi invitiamo a partecipare. Grazie e buonasera a tutti. Ritorno alla sala, sono disponibili i libri di Sergio Artucci, lo desidera può portare il libro e anche